Buongiorno a tutti, finalmente l'estate è arrivata e penso che tutti ce ne stiamo accorgendo che fa un bel caldo. Sono molto contento di essere qui quest'oggi insieme all'avvocato Damiani e all'ingegner Bosetti per questa importante inaugurazione e ho chiesto a loro di essere qui quest'oggi perché il merito di questa realizzazione va fondamentalmente a loro e va fondamentalmente alla passata amministrazione. Colgo anche l'occasione per ringraziare le associazioni, in maniera particolare il Gas di Mannate, che è sempre stato molto attento a questo progetto. Un progetto importante perché l'Italia è il paese leader in una classifica non molto bella, che è quella del consumo di acqua imbottigliata, che crea due grossi problemi. Uno è quello dello smaltimento della plastica, del PET, e l'altro è il problema che nasce dall'inquinamento legato al trasporto di tantissima acqua. Tra l'altro potete immaginare quanto sia oneroso il trasporto su un prodotto che è molto voluminoso, molto pesante e che ha una redditività tutto sommato non particolarmente alta. Sono tanti i comuni che negli anni si sono attivati con progettualità simile a questa, è arrivato finalmente anche il momento di Mannate, quindi sono veramente molto contento non solo di vedere che l'estate è arrivata, ma di inaugurarla con un buon bicchiere di acqua gasata che viene direttamente dalla rete pubblica. Io non ho molto altro da dirvi, vorrei dare subito la parola all'avvocato Damiani. Grazie signor Sindaco, mi fa piacere che abbiamo condiviso questo progetto. Non è nell'interesse di alcuni, nell'interesse di partiti o di politici, ma è nell'interesse della cittadinanza. Quando ci siamo mossi abbiamo valutato proprio questo, così come avevamo fatto per il discorso del latte, che era già stato introdotto anche negli altri comuni, eravamo andati a Milano presso le aziende che avevano realizzato questi primi progetti, proprio per capire la funzionalità e la necessità di portare anche a Mannate un'apparecchiatura di questo genere. Ne abbiamo colto insieme all'ingegner Bosetti subito le potenzialità e soprattutto l'interesse per la cittadinanza, che come diceva prima il sindaco va nel doppio senso: risparmio da una parte di smaltimento di bottiglie di plastica, che comunque ha un suo costo, e dall'altra io ritengo anche nell'interesse dell'ambiente, perché purtroppo non tutti sono così attenti nel fare uno smaltimento adeguato. E sappiamo benissimo che i fiumi e i nostri boschi sono purtroppo invasi anche da bottiglie di plastica, oltre che da altre carte e altri oggetti. Per cui questo era il nostro obiettivo primario, quindi dare la possibilità ai cittadini di prelevare l'acqua sicuramente anche ad un costo zero, praticamente quasi a un costo zero rispetto al normale costo, averla sempre fresca, avere la possibilità in ogni momento, così come si può fare per il latte dall'altra parte, di ottenere dell'acqua. Quindi benvenga questa iniziativa che abbiamo condiviso tutti e spero che sia utilizzata dai cittadini nella maniera adeguata e che ne apprezzino questo intervento. Grazie ancora a tutti voi. Giustamente l'ingegner Bosetti è colui che ha curato tutti i dettagli, che ha seguito tutti i progetti, quindi giustamente a lui va il merito maggiore. A te la parola. Merito va a tutta la comunità che ha deciso di installare questa apparecchiatura, che è sicuramente utile e sicuramente è un piccolo passo, ma un passo importante verso quella che è una gestione più attenta dell'ambiente. Niente, sono contento che siamo arrivati finalmente a installarlo e a farlo funzionare. Avevamo passato tanti progetti, diversi costi per il comune più o meno importanti, alla fine abbiamo trovato questo che sicuramente ha un ottimo impatto dal punto di vista sia dell'utilizzo sia dal punto di vista del costo. Invito il sindaco a considerare la possibilità, dopo avere naturalmente dopo un po' di tempo di dovuto collaudo, a considerare la possibilità, come già si era parlato, di installare apparecchi di questo genere anche in zone più decentrate. Penso sicuramente a Gorone e a San Salvatore. D'altra parte è una cosa che costa veramente poco comune e credo che sarà utile. Ma io volevo ricordare
una cosa che conosciamo tutti, addirittura il patrono d'Italia, che è San Francesco, chiamò l'acqua sorella e la definì con tre aggettivi che sono straordinari: utile, capiamo l'utilità perché l'acqua ci è necessaria, quindi è davvero utile per noi, diciamo utile anche per l'ambiente, perché un tipo di distributore di questo tipo rende davvero onore a quell'aggettivo così semplice ma preciso che il santo assisano ci diede. Poi la definì anche casta, che vuol dire trasparente, pura, magari anche la nostra vita fosse così, però si è sempre un po' in cammino anche per renderla trasparente e pura come dovrebbe essere l'acqua, se no nessuno qui la tira giù, insomma. Il terzo aggettivo, a mio parere, è quello più interessante, perché definisce l'acqua umile, e probabilmente il santo voleva dire umile perché l'acqua scende sempre in basso, non sta in alto. E ecco, l'umiltà proprio nella capacità di mettersi al livello un po' di tutti, e credo che questo distributore tutto sommato renda onore anche al santo, che è nato lontano da noi ma che forse oggi ha ancora da dirci tante cose. Fossimo a Cana, Maria direbbe non hanno più vino, ma qui evidentemente sarà il passo successivo che chiediamo all'amministrazione.